Io questa cosa a me mi ha cominciato ad agitare perché io dopo un po' mi sentivo un topo in trappola perché non arrivava mai nessuno. Quando erano a 400 metri hanno telefonato. Siamo a 400 metri. Bene, allora io mi sono vestita, mi sono messa tutta da sci, gli scarponi, tutto. C'era il divano lì che adesso non c'è. Mi sono seduta sul divano con la valigia e si vede che mia figlia ha capito che mi ero rilassata, che si poteva nascere e lei sono partite le contrazioni. Tipo tre contrazioni e poi ha iniziato a spingere. E lì panico perché doveva esserci l'ostetrica con loro, ma in realtà l'ostetrica non c'era. Quindi lui ha chiamato all'ospedale, l'ostetrica gli ha detto arrivo subito, digli di trattenere. Impossibile, cioè proprio impossibile. E alla fine praticamente abbiamo chiamato, ultimamente abbiamo chiamato Riccardo, che è il mio vicino di casa, che fa il contadino, c'ha le mucche. Io mi sono rasserenata perché almeno aveva visto qualcuno partorire. Lei è nata che eravamo io, il mio compagno Emma e Riccardo. Dopo una ventina di minuti, così mezz'oretta, è arrivata l'ostetrica Flavia e la Nica l'ha portata Flavia, tutta così, tutta bardata così. Quindi lei è nata e poi è uscita fuori nel gelo. E poi dopo quando è nata, siccome Nica è nata, ha rotto il sacco, ha rotto le acque uscendo, no? Allora si vedeva tutta bagnata con la luce. Allora Emma ha detto, è nata con tutti i luccichini, perché si vede che sbrilluccicava.